Ringrazio tutti gli organizzatori del forum per avermi invitato a partecipare a questo forum, che ritengo sia molto importante, perché tutto il discorso relativo all'innovazione in sanità attiene argomenti di quali mi interesso da circa 20 anni, proprio dalla mia tesi in Italia, addirittura l'innovazione nel settore farmaceutico industriale del lontano 1992, e poi ho continuato a occuparmi di questi argomenti. Ringrazio anche i due relatori che mi hanno preceduto, il professor Appolo e il professor Turchetti, perché hanno fornito intanto degli assist importanti per la mia presentazione e poi hanno toccato alcune tematiche che secondo me sono molto importanti, magari non possono sembrare direttamente collegate al concetto dell'innovazione in senso stretto per come intendono alcuni decisori, ma nella realtà invece hanno un collegamento molto forte. Tutto il discorso anche soprattutto dell'etica, degli sprechi in sanità, proprio a gennaio abbiamo organizzato insieme anche al posto di diversi, adesso stiamo coinvolgendo anche Transparency International, tutto un convegno sulla corruption in sanità, che non è intesa solo come corruzione, pagamento di mazzette, ma proprio comportamenti inefficienti che comportano poi degli sprechi. E a questo poi seguirà appunto anche la redazione di un rapporto annuale su questo argomento. E per quanto riguarda proprio gli sprechi, l'aspetto da andare a verificare con molta attenzione sono gli sprechi che si vengono a verificare in quei settori che non hanno a che fare con l'efficacia, quindi l'intervento sanitario. Anche lì 3-4 anni fa, insieme al collega Cicchetti della Cattolica, abbiamo effettuato un'analisi andando a verificare quali erano gli sprechi che si erano a determinare in voci di costo, tipo lavanderia, mensa, servizi, manutenzioni e quant'altro, che nulla hanno a che fare con l'efficacia dell'intervento, e confrontandolo ad esempio col farmaceutico, era uno fuori che era di 5-6 volte maggiore il peso dello spreco e dell'inefficienza, rapportando alla percentuale della spesa di quelle voci, che era il 4%, confrontato con il 17% circa della spesa farmaceutica. Quindi quello è un aspetto molto importante, e si potrebbero tra l'altro in maniera molto veloce effettuare dei recuperi da queste inefficienze. Poi certamente anche il professor Turchetti ha introdotto tutta una serie di concetti, alcuni, mi ero scusa, ma se essendo tutti e due economisti abbiamo ripreso una serie di concetti, ambedue che sono comuni, e mi fa piacere anche che stiamo sottolineando il ruolo del Technology Assessment. Sono il direttore del Centro di Valutazione Economica di HTA all'interno della Facoltà di Economia di Tor Vergata, quindi è un tema a me molto caro. Purtroppo il mondo industriale va cominciato a capire, il mondo clinico, medico, scientifico lo comprende molto bene, c'è un'interazione continua in tutte le analisi che facciamo, il mondo dei decisori non lo comprende. Non lo comprende anche perché, come ha detto anche verso la conclusione della sua presentazione del collega Lucchetti, si parla sempre di prezzo, e si confonde il prezzo, il concetto di prezzo col concetto di costo, si dice sempre che la tecnologia costa tanto, ma in realtà fa riferimento al prezzo e non vanno a vedere quanto poi costa anche nel percorso assistenziale l'utilizzo di una tecnologia innovativa rispetto alle tecnologie che sono già in essere, perché è vero che la sanità e le tecnologie innovative determinano e generano dei costi incrementali, però a fronte di questi costi incrementali, l'altro pezzo che mancava da aggiungere rispetto appunto parte della mia presentazione, sono anche i benefici incrementali che le tecnologie innovative apportano, tanto in termini di costi diretti quanto in termini di costi indiretti, che è un altro argomento che dovrebbe essere stressato molto all'interno del nostro paese, collegato con l'innovazione, perché noi ci dimentichiamo sempre, e nessuno se lo chiede quando va a leggere i dati della spesa pubblica, e magari si fanno enormi sforzi con tagli lineari che non comportano nessun vantaggio per cercare di mantenere o ridurre di uno 0,5% o dell'1% la spesa sanitaria pubblica, e non ci si rende conto che questi interventi ritardano spesso e volentieri l'accesso a cure innovative ai pazienti, che quindi peggiorano anche il loro stato di salute, e nel momento in cui verranno rese disponibili i costi cresceranno ancora di più.
E questi costi non vanno solo a colpire poi la spesa sanitaria, ma nel breve periodo e poi anche nel lungo vanno a colpire la spesa previdenziale, l'INPS e l'INAIL. Stiamo finendo una serie, uno studio proprio sui costi indetti coinvolgendo l'INPS, io garantisco, visto i dati dell'INPS su pensioni di inabilità, pensioni di invalidità e la quantità di denaro che viene erogata dal terzo giorno di assenza di lavoro in poi dall'azienda, perché quando uno sta male dal terzo giorno in poi con l'esclusione di banche di assicurazioni è l'INPS che paga queste giornate di assenza di lavoro, sono una marea di soldi e spesso sono conseguenza di queste decisioni che non tengono in considerazione proprio il rapporto costo-beneficio e quindi il rapporto fra costo incrementale e beneficio incrementale che deriva dall'utilizzo di tecnologie nuove. Piccolo background, per andare ancora più nello specifico però, per analizzare, cercando di poi focalizzare ovviamente l'attenzione più sul lato del farmaceutico e cercare di comprendere quali potrebbero essere le driver di sviluppo ulteriore, di nuovo sviluppo di questo settore del nostro paese, in termini di innovazione. Però è importante andare a approfondire ancora di più un dato che inizialmente era stato presentato a livello ancora più macro dal collega Lucchetti. Noi per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica, questo era stato anche frutto del professore, siamo attorno al 7,3-7,5% del PIL. Il problema numeratore e denominatore è fondamentale, come ha stressato il collega Lucchetti recentemente, è che ci può far sembrare, noi leggendo il dato, diciamo, beh, però la spesa sanitaria pubblica aumenta negli anni. Sì, aumenta, deve aumentare perché è fisiologico che aumenti, anche quale conseguenza in parte dell'utilizzo di tecnologie innovative, ma sembra aumentare di più proprio perché il denominatore decresce e quindi chiaramente abbiamo questa situazione. Che infatti, se poi andiamo ancora più nello specifico a valutare il finanziamento del sistema sanitario, visto che si dice che noi continuiamo a spendere troppo, spendiamo molto di più, non ritorno sui dati che ha presentato il collega prima di me, che noi poi in confronto alla media OCSE, alla media dei paesi europei, siamo quasi al di sotto della media per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica e la spesa in rapporto al PIL, ma c'è un dato importante, se vediamo il finanziamento è cresciuto, ma è cresciuto nominalmente con tassi inferiori, e se andiamo a vedere il decremento in termini reali c'è stato un decremento a partire dal 2008 che era di meno 0,9% per passare nel 2010 almeno al 1,06%, e questo trend viene confermato, stiamo finendo il rapporto annuale che facciamo al CEIS di calcolarlo, ma si conferma un ulteriore decremento, sempre questo trend di decremento del finanziamento. Quindi in realtà che noi stiamo immettendo sempre più risorse. L'altro dato, se andiamo sulla spesa pro capite anche a livello farmaceutico, se confrontiamo la spesa pro capite pubblica e la spesa pro capite privata, se splittiamo la voce di spesa pro capite, negli anni la spesa pro capite privata è cresciuta, mentre quella pubblica ha subito un decremento, una contrazione, conseguenza dei tetti di spesa che sono inappropriati, conseguenza di queste politiche regolatorie molto stringenti sui prezzi che non tengono in considerazione i benefici incrementali che le nuove tecnologie possono apportare, e tra l'altro quindi abbiamo verificato che c'è stato uno spostamento dal pubblico al privato, che se è cresciuta la spesa farmaceutica con capite privata vuol dire che una serie di cure o una serie di chiaramente comprensivo anche della partecipazione alla spesa sulla voce, e vuol dire che ci impeggia una grave di spesa di quanto gli altri cittadini stessi. Inoltre l'Italia è tra l'altro il paese che destina meno risorse alla spesa sanitaria pubblica, e questo ci viene anche confermato dal confronto con gli altri paesi, ma di molto, l'Inghilterra a $3,000, Francia e Germania a $3,600, e tra l'altro insieme a Nuova Zelanda e Finlandia noi siamo l'unico paese con spesa pro capite e variazione annua inferiore a noi. La farmaceutica, oltre al dato che già vi ho detto, quindi per iniziare ad entrarci un po' di più nel focus della mia presentazione, che è quella riferita al mondo del farmaco, vedete, ha subito questo andamento importante, ce lo dimentichiamo sempre,
sono ormai 10 anni che questo trend di riduzione e di decremento della spesa farmaceutica pubblica pro capite e anche non pro capite ormai è un trend che segue, che seguiamo anno dopo anno, e piano piano siamo arrivati sotto la media della spesa di paesi OCSE. Quindi nel 2009 la differenza risultava addirittura dell'ordine del 16%, non molto lontana dalla differenza del PIL pro capite. Quindi non è il problema nuovamente, cioè, finanziare le innovazioni nel settore farmaceutico, anzi negli anni abbiamo, è stato anche anticipato da un collega precedentemente, abbiamo anzi distrutto un settore ricco di potenzialità per inseguire delle logiche di contrazione della spesa indirizzate solo esclusivamente sul settore. Ah, perché? Perché era più facile colpire in buona distanza, è vero, c'era un passato, un pregresso abbastanza rigoroso, però bisogna anche riconoscere che gli interventi che sono stati effettuati a livello regolatorio hanno drasticamente inficiato tutti gli investimenti di innovazione in un settore così importante, come poi dimostreremo anche negli altri paesi europei, e non solo. Queste decisioni a livello regolatorio, soprattutto a livello regolatorio regionale, hanno determinato anche dei ritardi nell'accesso alle cure in quanto riguarda cittadini e pazienti, addirittura con un ritardo di accesso a macchia di leopardo su tutto il territorio. Nel 2010 abbiamo fatto un'analisi insieme all'AIFA, quindi senza il coinvolgimento delle aziende, il nostro centro insieme all'AIFA, sugli oncologici innovativi c'è un ritardo dovuto alle regioni in media di 160 giorni per l'accesso ai farmaci oncologici innovativi, quando la normativa in teoria obbligherebbe le regioni entro 30-40 giorni all'accesso immediato alle cure e quindi alla distribuzione di questi. Immaginate poi quindi anche le conseguenze in termini di mancati benefici del diritto di salute dei cittadini, e quindi poi i costi che aumentano enormemente, tanto diretti quanto indiretti nei periodi successivi. Noi quindi nel nostro paese non prendiamo in considerazione questo passaggio, che ormai è stato compreso in tutti i maggiori paesi industrializzati, cioè l'evoluzione del concetto di costo verso l'investimento della sanità. Noi continuiamo sempre a vedere il settore della salute come un costo e non come un investimento, mentre la maggior parte dei paesi industrializzati è questo che invece ha compreso e agevola gli investimenti, ovviamente gli investimenti efficienti, gli investimenti efficaci, la ricerca seria che garantisce dei ritorni, che potrebbe garantire dei ritorni importanti anche in termini di valore aggiunto per quanto riguarda non solo il settore economico ma proprio il livello di salute economica. Esistono purtroppo delle barriere che sono molto molto forti, sono difficili da superare, sono anche barriere culturali che purtroppo ormai sono diventate una consuetudine all'interno soprattutto di alcune decisioni a livello regionale che perseverano in un comportamento che non ha portato assolutamente né da una parte a una riduzione della spesa, in particolare stiamo parlando della farmaceutica, quindi della spesa farmaceutica, ma tra l'altro arreca un danno ai cittadini perché non garantiscono neanche i famosi livelli essenziali di assistenza, perché se io ho un'assistenza a macchia, un accesso a macchia di leopardo sul territorio, non sto rispettando il dettato costituzionale relativo alla uguaglianza di accesso per quanto riguarda le cure, ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, per cui dopo assistiamo anche alle migrazioni da una regione all'altra con aggravio ulteriore di spesa, senza considerare che ad esempio, e stiamo anche qui facendo un'analisi interessante della nostra regione, quando ci sono le famose residenze temporanee, non quelle per motivi di salute, non vale la compensazione regionale, quindi le regioni che accolgono molti residenti temporanei non prendono neanche i soldi della compensazione. Nell'ASL Roma B già stiamo calcolando che sono il 10-15% dei pazienti assistiti. Quindi è vero, la regione Lazio è una regione cassata per molti versi dal punto di vista economico-finanziario nella gestione della sanità, però iniziamo anche a calcolare quanti mancati introiti si hanno a seguito. L'altro punto importante che io ho ricompreso nel background, ma che poi fa parte di tutta la discussione e
dobbiamo affrontare, che spero possa affrontare anche la volontà, è quello relativo al ritorno dell'investimento. Ma il ritorno dell'investimento non è riferito solo al settore industriale, è il ritorno dell'investimento nel settore sanitario, nel mondo della salute, da parte proprio del maggiore finanziatore, quindi del sistema sanitario nazionale e quindi del pubblico. Purtroppo, sempre per problemi di vincoli di bilancio interpretati male, interpretati erroneamente, nel settore sanitario noi cerchiamo di effettuare qualunque controllo relativo alla crescita della spesa nel periodo che può andare da 6 mesi al massimo a un anno. È così che noi valutiamo le performance dei nostri decisori, è così che vogliono essere valutate le performance delle singole regioni. Ma in sanità, a parte io già sono contrario a livello finanziario sulle famose trimestrali delle aziende in generale nel mondo industriale, che ha poco senso secondo me, ma al di là di quello, non è qua la tematica che studio tutti i giorni, però la famosa trimestrale, andare a vedere i dati del trimestrale, insomma, un'invenzione un po' particolare nel mondo delle borse. Ma in sanità non possiamo fare un ragionamento relativo agli investimenti e vedere se il ritorno dell'investimento e quindi il possibile risparmio è avvenuto entro il primo anno. Non ci sarà praticamente nessuno studio che ti garantisce che al primo anno già c'è un risparmio, a parte che se faccio un'analisi di HTA o di valutazione economica completa di un farmaco, è difficile che io il primo anno possa vedere il risultato in termini di risparmio, anche se sto utilizzando una tecnologia altamente innovativa, perché solo per il fatto che gli individui che prendono il farmaco, magari uno inizia la cura a gennaio, l'altro inizia a novembre, io il risultato non lo vedo nel primo anno, lo devo vedere gioco forza nel secondo anno, e quindi perlomeno nel secondo anno io posso iniziare a valutare i risultati in termini di ritorno dell'investimento. E quindi noi dobbiamo superare la logica del breve, del brevissimo periodo e iniziare a ragionare in una logica di medio lungo periodo, così come fanno negli altri paesi, anche sbagliando. La famosa Inghilterra, quando inserì il famoso GP Fundholders, no? Il medico che aveva il suo budget e poi ha fatto dei forti passi indietro, vi ricordate, lo si voleva introdurre anche in Italia, c'era stata grande enfasi da questo punto di vista. Dopo 5 anni hanno effettuato un'analisi dei risultati e hanno fatto dei piccoli passi indietro perché si sono resi conto che non andava bene, però non l'hanno fatto dopo il primo anno. Uno può dire, beh, se poteva accorgere subito, beh, però il primo anno è sempre il primo anno di rodaggio di un'innovazione, in quel caso era un'iniziativa gestionale, qui stiamo parlando più di innovazione. Quindi bisogna superare queste barriere, che è la più importante, forse la più difficile da superare, che bisogna superare il concetto del rispetto del vincolo di bilancio annuale. Chiaramente questo passa anche per delle figure professionali a livello di gestione delle strutture sanitarie molto più formate di quelle che abbiamo normalmente, con le quali tutte fortunatamente non sono che comprendono molto bene tutto il percorso economico gestionale di una struttura sanitaria. E a quel punto si deve dire, bene, ti diamo 5 anni, ma 5 anni veri svincolati anche dalla pressione politica, e a quel punto puoi iniziare a lavorare e gestire la struttura sanitaria nel miglior modo possibile. Quindi noi dobbiamo continuare a dover iniziare in Italia, adesso lo si fa già da molto tempo, a prendere in considerazione in termini proprio di valutazione e valorizzazione dell'innovazione nel settore sanitario, in particolare anche quello farmaceutico, questo circolo virtuoso tra economia, assistenza sanitaria e salute. E ovviamente questo fa parte anche di un progetto europeo, che parte sui costi indiretti per alcune patologie a livello europeo, dove ovviamente si afferma che la salute è importante per il benessere dei cittadini, ma anche produce degli effetti positivi a livello economico e anche a livello di accrescimento della ricchezza del paese. E quindi questo è un circolo virtuoso fondamentale. Se io utilizzo delle corrette tecnologie sanitarie, delle innovazioni reali, utilizzando anche lo strumento del disinvestimento, perché anche quello lo dobbiamo tenere in considerazione, ma va gestito in maniera corretta, riesco a garantire un'ottima assistenza sanitaria, riesco a controllare, ovviamente non riesco a ridurre la spesa, perché negli anni chiaramente crescerà ovviamente la spesa, perché ci sono tecnologie innovative, ci sono dei costi incrementali, che però mi ridurranno i costi
che dovrei affrontare se non utilizzassi queste tecnologie innovative. Migliorano lo stato di salute delle persone, si riduce la perdita di produttività, si riduce l'impatto sui costi indiretti, che è un'altra voce importante di spesa pubblica nel nostro paese, e quindi si hanno effetti positivi e proattivi in termini di produzione e consumo. Quindi questo triangolo economia, salute e cura è sicuramente, rappresenta, diciamo, il paradigma fondamentale delle attività sanitarie. Entrando poi direttamente nel modello farmaco, quindi passando dal modello sanità al modello farmaco, diventa importante purtroppo sottolineare questo aspetto nuovamente che caratterizza il nostro paese. Già l'abbiamo toccato, ci passo veloce per questa slide, l'ho già detto nell'introduzione. Noi continuiamo a ragionare e a interpretare la spesa sanitaria, la spesa per le tecnologie innovative, anche la spesa farmaceutica nello specifico, ma un mero costo, se non addirittura uno spreco di risorse all'interno del nostro sistema sanitario. E tra l'altro all'interno di questo ricadono anche, mi è fatto piacere che il Chairman lo ha sottolineato, il discorso della prevenzione, che si rifà al concetto anche di breve periodo e lungo periodo. Perché noi siamo a livello di spesa di prevenzione umana, siamo a livello dell'1,2% della spesa sanitaria pubblica, a livello dei paesi in via di sviluppo e sottosviluppati per quanto riguarda investimenti in prevenzione umana, diciamo, a questo livello, perché? Perché la spesa per la prevenzione, l'investimento per la prevenzione, siano essi anche vaccini e quant'altro, prevede una curva di costo che cresce nei primi 2-3 anni di implementazione di queste innovazioni, ma poi dopo 4-5 anni incomincia a crescere in maniera esponenziale la curva dei risparmi. Quindi oltre a garantire un livello di salute ottimale poi a tutti i cittadini e ai pazienti, riusciamo anche a garantirci un risparmio importante per quanto poi riguarda l'assistenza sanitaria, quindi i costi diretti, e poi se andiamo a sommare, se dovessimo andare a sommare anche i costi indiretti, andremo addirittura a cifre ben superiori. Ci sono esempi lampanti da questo punto di vista, però c'è una miopia di fondo fondamentale che è anche figlia di un ragionamento politico. Si investe oggi su tutti i programmi di prevenzione o tecnologie innovative che portano dei risultati tra 4-5 anni, io ho le elezioni fra 2 anni, non mi vota nessuno e quindi nessuno apprezza l'intervento. Questo nella logica cerco di rispettare i tempi e di focalizzare maggiormente l'attenzione su alcuni concetti che non sono stati toccati anche dalle presentazioni. Sempre sul modello farmaco, un altro aspetto importante è quello relativo al valore aggiunto, che è valore aggiunto anche a livello industriale, a livello economico del paese, che era uno dei punti che avevo toccato nella mia introduzione. Abbiamo fatto un'analisi che era del 2007, la stiamo comunque aggiornando, ma il dato è comunque un dato concreto, semmai sarà peggiorata la situazione rispetto a quel periodo in cui abbiamo effettuato lo studio sul settore farmaceutico industriale italiano, e abbiamo visto che si evidenziava una flessione nello sviluppo della relazione di lavoro aggiunto a partire dal 2001 nel nostro paese, con conseguente necessità quindi di rivedere questo approccio nei confronti del mondo industriale. Ma perché è molto importante il valore aggiunto a livello anche di settore industriale, che poi ovviamente il risultato positivo si può rimontare anche sul settore sociale? Perché analizzando il bilancio di esercizio, l'industria legata al settore della salute, non sto parlando soltanto del settore farmaceutico, tutto il settore industriale legato alla salute produce un valore aggiunto diretto e indiretto in termini di occupazione, attività di ricerca e sviluppo e anche capacità contributiva e ricchezza indotta. Ho fatto nel 2007, proprio era pubblicato il rapporto CEIS, il settore industriale, i primi 10 gruppi farmaceutici operanti in Italia, non solo italiani, operanti in Italia, alla fine andando a vedere quanto ricevevano, no, dal sistema sanitario e quanto loro rimettevano in termini di valore aggiunto, occupazione, ricerca e sviluppo, capacità contributiva, ricchezza indotta, c'è un saldo positivo a favore del sistema e non solo a favore delle aziende stesse. E questo lo dimentichiamo. Inoltre non possiamo dimenticarci che la ricchezza creata da tutto il settore salute è stimata in ordine al 12% del PIL e questo ci posiziona al terzo posto dopo edilizia e costruzione nel settore alimentare.
Quindi sicuramente per quanto riguarda il valore aggiunto, l'attività regolatoria degli ultimi anni è stato purtroppo un driver negativo, perché era sempre tesa a contenere i costi, dimenticandosi di valorizzare le innovazioni. E ripeto ancora, ritardando fortemente l'accesso a cure importanti. Io faccio menzione, sto nella commissione HIV-HCV della Regione Lazio da 2 anni, per quanto riguarda l'HCV, bisognerebbe fare una denuncia forte. Siamo il paese che ha la più alta prevalenza, per quanto riguarda l'epatite C rispetto agli altri paesi europei. Negli altri paesi europei i farmaci, sono stati introdotti 2 farmaci innovativi quest'anno, e in Italia, negli altri paesi europei sono stati introdotti 2 anni e mezzo fa. Noi abbiamo introdotti con 2 anni e mezzo di ritardo, cioè abbiamo 10.000 morti all'anno, questa è la cosa. E tra l'altro è stato anche contrattato un prezzo che è il 30% più basso rispetto alla media del prezzo europeo. Quindi, sono tutti danni che si vengono a creare, a generare nel settore, solo perché purtroppo a volte l'attività regolatoria, oppressa da un vincolo di bilancio, ripeto, perché dato in maniera errata, va a danneggiare gli investimenti, che dall'altra parte va a danneggiare soprattutto, questa è la cosa che anche se sono un economista, però economista sanitario, vado a guardare sempre, il mio obiettivo finale è vedere poi i risultati in termini di efficacia degli interventi, purtroppo va a danneggiare i pazienti che soffrono di alcune patologie. Faccio quest'ultimo esempio perché è quello più fresco che ho sotto mano, ne potrei fare tanti altri. Se pensiamo anche sull'oncologia, sono dei farmaci innovativi, una curva di sopravvivenza importantissima, anche lì solo per un problema relativo al prezzo c'è stato un ritardo notevolissimo per quanto riguarda l'accesso a queste tipologie di cura. Quindi anche in quel caso sono pazienti che ovviamente sono morti, poi in quel caso hanno potuto accedere. Quindi si deve rivedere il modello di valorizzazione dell'innovazione. A livello AIFA lo stanno facendo, finalmente per la prima volta nel futuro algoritmo che dovrà essere utilizzato, ancora non l'abbiamo visto in maniera completa, però so che ci stanno lavorando in maniera abbastanza forte, per la prima volta si parla di costi indiretti, questo è un altro aspetto fondamentale. Si stressa il concetto anche del ritorno dell'investimento a livello paese e questo è un altro fattore importante, speriamo che poi diano seguito, perché ripeto, anche per l'accesso ai farmaci c'è una normativa che obbliga le regioni a rendere disponibili entro 30-40 giorni, ma nella realtà sappiamo tutti bene che i tempi si allungano in maniera fondamentale. Quindi la regolamentazione e anche la normativa poi deve essere applicata. È come i fondi che c'ha l'AIFA da dare alle aziende. Che sì, ci abbiamo dei fondi, 180 milioni di euro, non so quanto ammonta, 150-180 milioni di euro, però non vengono mai erogati. Anche qua questo è un concetto da tenere in considerazione. Quindi conclusione, mi appassiono molto. Sicuramente le tecnologie efficaci e innovative rappresentano driver principale del miglioramento della salute, quanto quello per attrarre investimenti nel sistema salute, e questo è un aspetto da tenere in considerazione. Poi per rispettare i tempi vado più su queste ulteriori prospettive e conclusioni. Le domande che ci poniamo sono 2: come dovremmo bilanciare la prospettiva di un miglioramento della salute con le cosiddette risorse scarse, che non vuol dire che non ci sono, ma vuol dire che sono limitate, come in tutti i settori dell'economia, le risorse non sono illimitate. Noi le economie si definiamo scarse, ma non vuol dire che non ci stanno. E come affrontare il problema della sostenibilità? Sicuramente fare a durare di vivo procedure, interpretare l'evoluzione del concetto di costo della sanità verso quello di investimento, e questo è il primo passaggio importante. Chiaramente però tutto deve passare attraverso una concezione avanzata del modello sanitario, che quindi, come ho scritto qua, sancisce il processo di analisi delle relazioni che sussistono tra spesa sanitaria, innovazione, utilizzo e adozione di nuove tecnologie e stato di benessere della popolazione. Ovviamente questo nuovo approccio deve anche passare attraverso, a livello unico, attraverso un approccio di definizione di corretti e condivisi anche percorsi terapeutici. Questo è un altro aspetto importante che non viene spesso sottolineato. Si prendono le decisioni e si effettuano i calcoli in termini di impatto di costo
senza andare a considerare qual è il reale percorso terapeutico del paziente, che è un aspetto invece importante, e vi ho portato come esempio la Regione Lazio su HIV, HPV, HCV ha disegnato dei percorsi terapeutici, e per esempio l'HIV l'altro anno è stato ottenuto un risultato importante grazie al disegno di questi percorsi terapeutici condivisi tra economisti, medici, clinici e farmacisti, e la Regione stessa è stata la regione che ha visto sì crescere la spesa per i farmaci anti-HIV, ma è la regione che ha avuto la crescita più bassa rispetto a tutte le altre regioni. Grazie. Grazie, professor Mendini.